Allora, oggi vi faccio vedere come ricostruire un sopracciglio da così a così. La prima cosa che faccio è andare a prendere la mia matita Benefit preferita, che è la Precisely My Brow Pencil, e vado a pettinare le sopracciglia all'insù, quindi in questo modo. Ok, con la matita vado a disegnare, tra l'altro matita super super sottile che amo proprio per questo, perché mi permette di disegnare tutti i peletti, eccetera. Vado a dargli la forma e a riempire qualche buco, cioè più che qualche, io ne ho veramente, come vedete, poche e alcune molto chiare da questa parte, quindi devo veramente andare a riempire e ricostruire tutta la forma. Lascio questa parte così per il momento, quindi la prima parte in realtà la lascio in questo modo. Andremo dopo a riempirla e faccio la forma, ormai la forma io la faccio in modo automatico. Comunque sul mio profilo trovate anche il link di come poter ricostruire le sopracciglia, i primi passi, diciamo come imparare, e poi credetemi, viene da sé. Riempiti i buchi, vado a prendere la mia amata NYX penna per sopracciglia, la Lift Snatch. Questa è la colorazione. Questa è la colorazione, non mi ricordo. Ash brown, e vado a fare i peletti e a riempire il resto, quindi tutti i peletti. Non vi preoccupate, se uscite dopo si può tranquillamente pulire. Mi aiuto pettinandoli all'insù. L'ultimo step che vado a fare è pettinarle e fissarle con una colla per sopracciglia. Questa qua è proprio quella The Brow Glue di NYX, ma ce ne sono tantissime in commercio. E le pettino verso l'alto. Cerco di tenere questo verso e di farle un po' uscire, vedete, dalla forma per dare un senso di parvenza naturale, dato che appunto io ne ho davvero poche. Ringrazio gli anni 90-2000 per questo. Detto ciò, questo è il risultato.